Queste sono le New Balance 1080, queste sono le New Balance 880, versione 13, 262 grammi, 309 grammi, drop 6, drop 10, mescola morbida, mescola relativamente dura e più reattiva. Sentiamo cosa ci racconta il nuovo acquisto Davidino, che ci spiega quali sono le caratteristiche delle due scarpe e quali delle due scegliere. Vestibilità, allora cominciamo dalla 1080, vestibilità molto buona secondo me, gli darei un 8 perché tiene bene il piede, soprattutto con i lacci sottili che si possono ben tirare e ti tiene molto saldo il piede, la linguetta molto spessa, non ti va a creare quei problemi di fastidi magari dopo 50 minuti, un'ora sulle dita. Mentre la 880 è un po' meno imbottita secondo me a livello di allacciabilità rispetto alla 1080, però anche questa c'ha la linguetta molto spessa che ti tiene ben saldo il piede e ti crea un po' quel comfort ottimale per quando vuoi correre. A livello di allacciatura la 1080 con questi lacci molto fini tiene ben saldo il piede, mi è piaciuta tanto perché puoi tirare bene tutti i lacci e il piede rimane ben saldo nonostante la schiuma sia molle, però il piede te lo tiene ben saldo. Mentre la 880 è un po' più povera a livello di imbottitura, però anche questa con i lacci sottili ti permette di allacciarli bene come vuoi. Forse sono un po' più corti rispetto alla 1080, però ti permette di tenere ben fermo il piede quando corri. Voto direi 7 per questa, mentre 8 nella 1080. Piccolo aspetto tecnico, anche se entrambe le schiume si chiamano Fresh Foam X, di fatto questa è molto più morbida ed è pure mediata da un battistrada più morbido, mentre sulla 880 il battistrada è più duro, quindi correrete più reattivamente, velocemente, stabilmente, ma al tempo stesso una scarpa più dura. Comfort 9 questo, perché essendo un po' più spessa l'imbottitura mi sono trovato meglio rispetto a questa che diciamo un po' più povera di imbottitura. Traspirabilità estiva direi la 1080 un po' meno traspirante, la trovo più come scarpa diciamo invernale, mentre la 880 è un po' più leggerina, mi ha fatto sudare un po' meno il piede, quindi direi un 7 questo e un 8 la 880. Tra l'altro sarebbe morbido se vi iscriveste al canale per non perdere tutti i confronti che quest'anno saranno copiosi. A livello di reattività diciamo che tutte e due sono scarpe da lenti, non sono molto reattive, però forse la più reattiva è la 880, l'ho trovata un po' più adattabile alle forme del piede, mentre la 1080 è tanto cuscinetto, soprattutto nella parte davanti, diciamo che è più una scarpa riposante, è la classica scarpa da usare diciamo il lunedì, dopo un weekend intenso di gare o di allenamenti, se vuoi fare riposare il piede dopo un lento, mentre la 880 è diciamo per i lenti un po' più sostenuti, anche se non ti dà tutta questa reattività diciamo. Voto per la 1080 gli darei un 6, 6 e mezzo, mentre per la 880 starei sul 7 e mezzo, non di più. A livello di ammortizzazione direi sicuramente la 1080 è super, super morbida dal tallone fino alla punta, l'ho trovata molto comoda soprattutto per chi appoggia di avampiede perché la zona davanti è veramente tanto cuscinetto e la consiglierei per anche i pesi un po' diciamo pesanti sopra gli 80 kg. Mentre la 880 starei sui pesi un po' più leggeri perché comunque davanti è tanto dura. Quindi secondo me si rischia di sbattere troppo il piede quando si corre. Starei sui 70-75 kg, non di più. Voto della 1080 direi 9,5 perché è davvero tanto ammortizzata, tanto morbida. Mentre la 880 starei su 7,5. È tanto morbida nella parte del tallone, però davanti è tanto dura. A livello di stabilità, la 1080 diciamo che essendo tanto morbida non era molto stabile, anche nel bosco così, sullo sterrato l'ho trovata un po' instabile, quindi diciamo non la consiglierei per i pronatori. Mentre la 880, essendo con una mescola un po' più dura, nell'avampiede mi ha tenuto abbastanza bene sullo sterrato, però anche questa non la considererei tanto per chi è un pronatore, forse per un pronatore leggero. Ma per tutte e due come voto starei un po' basso, sicuramente la 1080 stabilità un po' poca, quindi starei sul 6,5,
mentre sulla 880 gli do un 7, comunque sicuramente più stabile della 1080. A livello di trazione mi sono piaciute tutte e due, soprattutto la 880 perché c'ha un grip veramente spaziale con dei tacchetti molto spessi, ma anche la 1080 si è difesa bene, forse si consumano un po' prima rispetto a quelli della 880, però tutte e due gli do un 8, 8,5 tutte e due per il grip. A livello di durata, secondo me la 1080 sopra i 550 km è finita come scarpa perché è davvero una mescola tanto morbida che si consuma in fretta, mentre la 880 secondo me intorno agli 800-900 km si può portarla perché è una mescola un po' più duretta ma che dura nel tempo, soprattutto per il grande grip che c'ha sotto, ti permette di fare qualche chilometro in più, diciamo. Sì, dai, diciamo un 6 e un 8, 6 e mezzo, 8, dai, come durata. Ma grande variabilità, no, diciamo che starei sempre sui 4,30, forse la 8,80 è per i ritmi un filino più veloce, ma non così esasperati. Diciamo che tutte e due siamo intorno al 7, 7 e mezzo, non le porterei a grandi ritmi, però per un lento va più che bene, soprattutto la 1080 per i lenti un po' più confortevoli, rigeneranti, siccome c'è una mescola molto più morbida. A livello di prezzi, tutte e due hanno un prezzo di listino molto alto, però nonostante sono uscite da poco, si possono già trovare a grandi offerte sui vari store, a prezzi comunque accettabili nelle medie, diciamo, con tutte le altre scarpe. Massi comunque nel caso mette sempre il link in descrizione del video per tutti gli aggiornamenti dei prezzi e tutti gli sconti, soprattutto in questo periodo ci sono i saldi, magari qualche offerta con qualche euro in meno si può trovare. In sintesi, e metto in sovraimpressione i risultati della valutazione, prenderei queste se dovete correre i lenti in maniera confortevole, mentre questa sicuramente la utilizzerei come scarpa all around perché credo che consenta di correre a tutti i ritmi e in maniera molto migliore. Ma in vacanza mi porterei la 880 perché riuscirei a fare magari qualche ritmo un po' più veloce, quindi potrebbe andare bene sia per le variazioni che per i lenti, che per i medi no, però comunque qualche ritmo un po' più veloce, mentre la 1080 è davvero, secondo me, troppo specifica per i lenti e non la sento così tanto reattiva come la 880. Sì, hanno passato comunque tutte e due un buon test, comunque ci ho corso un bel po' di volte sopra e tutte e due le trovate molto confortevoli. Sicuramente le inserirò nella mia rotazione settimanale. Scrivetemi qua sotto quali altri video vorreste vedere, se sempre di New Balance oppure di altri marchi, di quale scarpe vorreste che proviamo e che testiamo per voi. Ciao, alla prossima!